Cari bambini e con tutte le vostre famiglie, oggi vogliamo preparare un laboratorio che ha un nome strano, il laboratorio degli acchiappasogni. Un acchiappasogni? Cosa sono, mi chiedete? Ma gli acchiappasogni sono come una rete ricca di pensieri e si fa con delle perline, con dei piccoli oggetti, dei disegni a cui affidare i sogni della vostra notte. Ma non solo quello dei bambini, anche i sogni degli adulti. E perché sia tutto un bel sogno. E gli acchiappasogni sono molto antichi, sapete, lo facevano in tante diverse culture, ma soprattutto nella cultura dei nativi americani. Tante sono le storie che raccontano gli acchiappasogni. Oggi ve ne racconteremo una in cui il protagonista si chiama Nuvola Bianca. La storia si intitola Nuvola Bianca e i sogni. C'era una volta un bambino di nome Nuvola Bianca. Questo bimbo aveva paura dell'arrivo della sera, perché con il buio sarebbero arrivati anche i sogni. E a volte erano proprio dei sogni paurosi. Nuvola Bianca piangeva e a volte proprio di notte non dormiva. Di giorno si appisolava sulla colazione. Così un giorno la mamma di Nuvola Bianca gli si avvicinò e gli disse con dolcezza: non preoccuparti, oggi costruiremo una rete che terrà lontani i brutti sogni e lascerà passare solo quelli belli. La chiameremo acchiappasogni. Una volta finita la ragnatela, reciteremo la filastrocca dei bei sogni. Sai, i brutti sogni hanno paura delle dolci parole e dell'amore. Così fuggiranno e lasceranno spazio solo a sogni belli. La filastrocca recita così: acchiappasogni, acchiappasogni, per me di dormire ora il tempo è arrivato. Portami un sogno che sia bello e appassionato. Acchiappasogni, acchiappasogni, tra le tue piume, oggetti e fili, alliete trasforma anche i sogni più ostili. Ora il mio cuore è calmo, la mia mente è rilassata e mi addormento in questa notte stellata. Nuvola Bianca costruì un acchiappasogni con l'aiuto della mamma e del papà. Quando lo realizzò era così felice che pensò di farne altri. Uno per la sorella, uno per l'amichetto, uno per il cuginetto appena nato, per donargli bei sogni sin dalla nascita. E ora Nuvola Bianca, prima di dormire, guarda il suo acchiappasogni, recita la filastrocca dei bei sogni e con un sorriso si addormenta beato. Per conoscere l'acchiappasogni vi abbiamo mandato un bellissimo disegno che potete colorare a vostro piacimento. Poi potete inviarlo su Facebook come messaggio privato alla Città dei Balocchi. Così riuniremo tutti i disegni e li posteremo in un bellissimo album. E visto che la prossima volta costruiremo il vostro acchiappasogni, vi mostreremo i materiali che servono per cominciare a prepararli. Come avete visto dal disegno dell'acchiappasogni, per costruirne uno serve un supporto circolare. Per farlo utilizzeremo dei cartoni, quindi cercate a casa dei cartoni un po' resistenti, come quello del riso, della scatola del riso, o perfetto è quello dei vassoi o dei piatti di cartone, oppure appunto dei cartoni che riuscite a trovare a casa, belli resistenti, ma non troppo duri da tagliare. E costruiremo poi un cerchio, il cerchio si può fare con un compasso, oppure con delle ciotole
di metallo che così non si rompono, o dei coperchi. Un'altra alternativa è quella di andare a raccogliere in natura o nelle piante che avete vicino a casa o sul giardino dei rametti. Costruiremo un bel cerchio che riusciremo a legare con dei fili. Oppure se trovate dei supporti a casa già belli circolari. E abbiamo bisogno dei fili, quindi lasciatevi ispirare da tutti i ritagli che magari trovate a casa che non si usano più. Avremo bisogno delle perline, magari ci sono delle collane vecchie della vostra mamma, nonna, zia, dei bottoni che possiamo inserire nel bellissimo acchiappasogni, oppure magari avete dei giocattolini piccoli e leggeri in giro. Nell'acchiappasogni possiamo anche fare dei disegni da inserire, quindi tenete a portata di mano del cartoncino, dei colori, e tenete a portata di mano quello che serve un po' per disegnare, quindi la matita, una gomma, le forbici, lo scotch e il temperino. Questi serviranno anche per costruire le piume che, se non avete a casa, potranno essere semplicemente disegnate e poi appese. Ci vediamo la prossima volta!